la professoressa Beatrice Izzi Benedetti, autrice del libro Il percorso artistico di Cesare Giuliani. Come nasce questo progetto? Beh, il progetto nasce conoscendo negli anni Cesare Giuliani, che è un socio della Società Valtese di Storia Patria ed è uno di quei soci molto attenti, molto attivi e varie volte poi abbiamo presentato delle sue opere come L'ultima cena o come altre e anch'io ho parlato e sempre più ho pensato che Cesare meritasse un libro in sé, in quanto c'è una differenza tra catalogo e libro. Nel corso diciamo, del suo elaborato, no? Le è rimasta impressa qualche opera in particolare, qualche aneddoto, anche se le è stato raccontato della vita dell'artista? Il fatto che lui sia figlio nipote d'arte, perché il nonno era un noto pittore, beh, in modo particolare per esempio alcune battaglie che secondo me indicano una ribellione, un carattere che vuole esplodere e non lo fa attraverso la pittura. Cioè io vedo in Cesare Giuliani un pittore a tutto tondo che insieme alla sua pittura, lui è la sua pittura, cioè i suoi stati di tenerezza, di ira, di rabbia, eccetera, di misticismo, sono espressi attraverso la pittura. Senza la pittura lui non si sentirebbe a suo agio. In modo particolare mi ha molto impressionato la oltraggiata, questa figura femminile così dignitosa e sofferta. E alcune Madonne col bambino di grande tenerezza. Occupato sia del sacro che del profano nelle Sì, opere che ha. lui inizialmente si è occupato del sacro e del profano, però non aveva una sua linea, poi c'è stato un periodo di stacco, di silenzio creativo e quando poi è tornato come citazionista, perché lui è soprattutto un pittore citazionista, lui ha optato soprattutto per la pittura sacra e ultimamente si sta avvicinando un po' alla pittura di tipo sociale, cioè con interessi di carattere più sociale, di sofferenza, di antiviolenza, cioè, e anche di natura forse. I suoi progetti futuri sono già stati delineati, sempre in ambito letterario, oppure non ancora? Io sto per pubblicare un libro, mi sono interessato ormai da molti anni di un mio antenato, che è molto noto in Vasto, che è Luigi Marchesani, che è stato lo storico più importante di Vasto, un medico e un archeologo. E praticamente adesso, diciamo, soprattutto incitato da alcuni soci e da altri, ho fatto un lavoro di sintesi di quello che è il suo aspetto progressista. Il libro uscirà fra pochi giorni e verrà presentato il 6 di settembre, Con sempre lì. l'artista Cesare Giuliani, che oggi è stato, ecco, presentato il suo libro proprio sulla sua figura, no? Il percorso artistico di Cesare Giuliani, scritto dalla professoressa Beatrice Izzi Benedetti. Innanzitutto, come ci si sente essere protagonista di uno scritto, ecco? Essere protagonista di un libro non è cosa facile. Da una parte sono contento perché, come dicevo prima, in pubblico nel mio intervento è perché questo libro racconta per tutti i versi della mia vita, cioè da quando ero ragazzo fino ai nostri giorni. Cioè, quindi è un libro storico della mia vita, che tutte le tappe della mia vita sono riportate in quel libro, con tutte le opere che sono state realizzate e molte opere che sono già state collocate nelle chiese e quelle che hanno avuto dei premi, eccetera. Quindi, come ben vedi, diciamo, quelli che hanno parlato, gli oratori che hanno parlato, diciamo, di tutto quello che è stato il mio lavoro e sono contento perché è stato apprezzato e nello stesso tempo è piaciuto a tutti, insomma. Noi siamo qua all'interno del Museo del Palazzo d'Avalos, no? All'esterno ci sono i cortili, del medesimo palazzo, che è il luogo in cui è avvenuta la presentazione. E lì c'è la Pinacoteca del Palazzo d'Avalos, dove vi sono gli artisti Palizzi, che è lo stesso periodo, ecco, di Teofilo Patini, l'artista abruzzese della seconda metà dell'Ottocento, il cui No, nonno. oltretutto, no, Teofilo Patini è stato un discepolo all'Accademia di Belle Arti di Napoli e E quanto è suo influenzato? maestro è stato proprio Palizzi.
E quanto ha influenzato, ecco, il Teofilo Patini, che è stato, ecco, il cui suo nonno è stato un suo allievo nel Beh, suo io percorso artistico? purtroppo su Teofilo Patini non ho avuto l'opportunità di poter lavorare sulla povera gente, perché è un altro periodo storico quello in cui io sono vissuto. Però ci sono altri valori che io ho messo in evidenza, diciamo, nella mia pittura. Mentre Teofilo Patini ha rappresentato la difficoltà, la miseria in cui versava il popolo, che a quell'epoca era sfruttato dai ricchi, che avevano possedimenti di terreni, baroni, conti, marchesi, via dicendo. E questa gente veniva sfruttata al massimo e soffriva moltissimo. Basta vedere alcuni quadri, li lasciano perplesso. Uno dei quadri che io spesso indico, perché è un quadro veramente forse il più in alto, l'erede. Che uno vede un padre che non è più un padre, ma è un vecchio consunto dalla fatica, una madre che sta a testa inclinata vicino a un focolaio spento, che non c'è un focolare spento senza neanche un po' di legna, e quello che è, diciamo, a fianco a questo focolaio c'è un pargoletto, un bambino, l'erede della miseria. Quindi quello è un quadro che praticamente la dice lunga su tutta l'opera di questo maestro. Io non sono forse neanche degno. E nelle sue opere qual è il messaggio che si sente di esprimere No, più volte? le mie opere vengono, non è che sono, diciamo, sono cose che vengono. Io spesso, per farmi capire in maniera più rapida, perché diventa difficile, ripeto sempre una cosa che mi ha colpito di Dante Alighieri. Dante Alighieri diceva, quando scriveva, io sono un che quando amor mi ispira dentro, così come mi detta, vo significando. E ti ho detto tutto. Io lavoro così. Quando ho qualcosa dentro che mi stimola, che mi dà l'input, allora prendo la tela e comincio a dipingere. Tanto vero è che se io lo lascio quel quadro e lo riprendo a distanza di tempo, quel quadro non lo faccio più, non esiste più. Devo sfruttare solo quel momento in cui lo sento dentro. È viscerale, che, capito? E per questo vorrei dire un'altra cosa. Quando io ho studiato il volto di Cristo nell'ultima cena, il volto di Cristo ce l'ho io in un bozzetto a casa, invece quello che sta dentro la Chiesa è lo stesso Cristo, ma non ha lo stesso pathos. Perché? Perché l'ho lasciato. Bisogna, tante volte, per esempio, sia mia moglie che chi mi sta vicino, non riesce a capire che non posso lasciare in quel momento, perché se lascio mi se ne va via quello che mi detta il cuore, l'anima, le viscere, il pathos, quello che si dice pathos. A Ma breve questo ma non è qualcosa che ce lo metto io, quello è un dono che viene, quando viene lo sfrutto in tutti i modi. la vedremo, in qualche, ecco, mostra oppure no? Per il momento non ci sto pensando, ma penso proprio di sì, perché la cosa più bella adesso che mi viene in mente è cercare di aiutare quei bambini, così come ho detto prima a tuo fratello e come ha detto pure Gabriella, quel poco che abbiamo ricavato con i cosi, con la vendita dei libri. Aggiungeremo sicuramente qualcosa noi, faremo un'offerta per i bambini dell'Ucraina, perché a vedere quel disastro, a vedere quelle vecchie, quelle donne che piangono, quelle mamme, io non ce la faccio a resistere a quello. Quindi dovrò fare un altro lavoro che debba essere la testimonianza di quanto ha già fatto precedentemente con la strage di Beslan, che io ho dipinto, ho avuto il coraggio di dipingere.